Per essere servi inutili del Signore, per servirlo liberamente come figli, dobbiamo allontanare ostacoli come la voglia di potere, la slealtà, il fare il doppio gioco, servire Dio e il denaro. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino a casa Santa Marta. Nell'orazione della colletta ha spiegato: abbiamo chiesto al Signore la grazia di allontanare i tanti ostacoli e di darci la serenità nella vita che ci permetta la libertà di servirlo. Il primo di questi ostacoli è la voglia di potere. Quante volte abbiamo visto, forse a casa nostra, qui comando io, e quante volte senza dirlo abbiamo fatto sentire agli altri che comando io. E anche far vedere questo, no? La voglia di potere. E Gesù ci ha insegnato che colui che comanda diventi come colui che serve. O se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti. Gesù capovolge i valori della mondanità del mondo. E questa voglia di potere non è la strada per diventare un servo del Signore. E anzi, è un ostacolo. Uno di questi ostacoli che abbiamo pregato al Signore di allontanare da noi.